Carissimi amici del canale, ecco qui. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa di non aver fatto l'oracolo oggi, o meglio oggi, ieri mattina, perché sono le 3 meno un quarto adesso e quindi andiamo a fare direttamente l'oracolo per il 18, quindi oggi 18 giugno. Non ho fatto l'oracolo perché sinceramente non ne avevo voglia. Quindi volevo starmene per i fatti miei, vi ho informato, infatti vi ho lasciato un messaggio nella community, vi chiedo scusa, ma alle volte capita anche a me di non voler fare nulla, e quindi insomma ci sta. E invece oggi andiamo a vedere quali sono le energie, che cosa accadrà in questa giornata e quali sono le novità che dobbiamo comunque sapere. Come vi ho detto, oggi 18 giugno 2022. Nel frattempo mescolo le carte e informo tutte quelle persone nuove che guarderanno chiaramente questo video, se vogliono, se hanno il piacere di iscriversi al canale, spuntano anche la campanellina così rimanete aggiornati per i video che vado a postare. E poi, se avete bisogno di me, nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, potete scrivermi tranquillamente per qualsiasi cosa, ok? Allora, vediamo. Vediamo quindi cosa accadrà nella giornata di oggi, 18 giugno 2022. Per tutte quelle persone che guarderanno questo video, andiamo a vedere quali saranno le novità. Allora, cosa accadrà oggi, 18 giugno 2022? E chiaramente io vi do i vari messaggi che le carte chiaramente mi comunicano. Ai ai ai, questo 6 di spade ha rotto sinceramente un po' le scatoline. Mi aspettavo qualcosa di diverso, sinceramente, devo dirvi la verità. Allora, nella giornata di oggi ci possono essere, magari o c'è un momento di riflessione, ok? Oppure ci possono essere comunque sia dei conflitti. Ci possono essere magari delle discussioni che non portano a nessun chiarimento e quindi si devono affrontare, sono delle discussioni che vanno chiaramente affrontate, anche se non c'è nessuna risoluzione, porteranno più che altro ancora di più a una delusione profonda, ok? Queste discussioni le abbiamo con delle persone a noi vicine, o perché c'è un attimo di debolezza in noi, oppure perché il conflitto va a ferire, e quindi c'è un ferire noi all'altra persona, oppure l'altra persona ferisce noi e quindi chiaramente ci porta un dispiacere, ok? Potrebbero essere nella coppia, potrebbero essere in famiglia, ok? Ci sono in pratica delle, sì, nell'ambito, per chi lavora, nell'ambito lavorativo, ok? E per altri di voi può indicare anche questa carta dei viaggi, degli spostamenti, che perché no, insomma, questi viaggi, questi spostamenti, se oggi li fate con le scatole piene, magari un domani invece possono essere favorevoli, possono verificarsi favorevoli per un futuro. Potrebbe anche essere un conoscersi, un guardare all'interno, ok? Guardare all'interno,
e decidere magari di eventualmente di rompere, di allontanarsi da una situazione, di rompere con qualcuno, di stare comunque magari lontani da certe situazioni, perché comunque questi ostacoli tendono ad isolarci. Gli ostacoli che si verificano oggi tendono ad isolarci e a farci capire che probabilmente non stiamo andando sulla strada, non stiamo percorrendo la strada giusta e che probabilmente è arrivato comunque il momento di cambiare direzione. Perché più andiamo avanti, più percorriamo questa strada e più la situazione in realtà non cambia. Potremmo avere a che fare magari con una persona pettegola, ok? Una persona che magari dice, non so, dice determinate cose in faccia, o una persona che agisce comunque sia alle nostre spalle perché probabilmente diffonde pettegolezzi, magari è proprio questa persona stessa che va a creare la discussione. Oppure nell'eventualità il pettegolezzo di un tradimento, o c'è proprio un inganno, un tradimento comunque alle porte, dove insomma il conflitto, la discussione viene generata proprio da questo qualcosa che veniamo a sapere. Oppure potrebbe anche essere. O voi che andate a tradire, andate a ingannare, oppure, ripeto, sì, proprio qualcuno che agisce alle nostre spalle, proprio a nostro discapito. Abbiamo un 10 di denari anche, una persona molto gentile, molto matura e che è presente nella relazione. Una persona che cerca comunque sia di affrontare i problemi, non ci mette il cuore, cerca di essere comunque sempre presente e quindi per noi questa presenza c'è tanto utile, ok? Un uomo comunque maturo, una persona, un uomo perché viene chiaramente rappresentato come uomo, c'è un'energia comunque matura di una persona che conosce, che sa. Che comunque porta dei successi, dei buoni risultati, ok? Cioè, di questa persona possiamo fidarci, almeno che questa persona, ripeto, possiamo anche essere noi. Ci possiamo fidare di questa persona? Sì, ci sono comunque sia dei cambiamenti, ok? La situazione che si va a creare oggi ci porta ad avere comunque sia dei cambiamenti. Magari dei cambiamenti negativi, ma è un qualcosa che avviene comunque sia in casa. Cambiamenti negativi in un certo qual modo, dove ci porta a stare bene nella nostra casa, nella nostra abitazione, probabilmente perché vogliamo stare isolati, vogliamo stare per i fatti nostri, e ci porta anche a celebrare qualcosa. A celebrare qualcosa o a stare bene proprio con noi stessi, perché capiamo che non c'è comunque niente di buono. Ci sono anche delle comunicazioni che ci possono arrivare nella giornata di domani. Andiamo a fare i nostri chiarimenti e andiamo a vedere cosa ci dicono di preciso le carte. Allora, chiedo più informazioni sul 6 di spade. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Nella giornata di oggi, 18 giugno 2022. C'è una riflessione che si deve fare. Noi non stiamo bene in una determinata situazione, magari in una determinata, anche in una determinata casa. Abbiamo delle problematiche oggi,
in casa, in famiglia, per qualcun altro di voi potrebbe anche riferirsi a un trasferimento, ok, che non è tanto desiderato e che comunque si cerca in tutti i modi di pensare a un prendere un'altra strada, avere il conflitto, decidere di allontanarsi, di dover fare comunque sia una scelta che comunque ci fa male. Siamo arrivati al momento delle scelte perché vogliamo stare bene, vogliamo dedicarci alle cose che ci fanno comunque più piacere. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni sul 5 di spade. È come se qualcosa si andasse a rompere. Prendiamo più consapevolezza che un qualcosa sta crollando, che un qualcosa si sta rompendo e che siamo comunque sempre più vicini a una scelta da dover fare. Potrebbe essere una rottura di un equilibrio, una rottura di una relazione, una rottura comunque di un rapporto in generale, di un rapporto anche lavorativo. Possono essere tante le cose. Una rottura di accordi eventualmente anche può indicare comunque questo 5 di spade, anche questo, quindi dei conflitti, un qualcosa magari che ci si stava organizzando, c'è un conflitto, non si sta bene, ci si pensa assolutamente su quello che magari si deve fare, su quel passo in più che comunque sia si deve fare, ma si va comunque avanti, ok, e ci rendiamo conto che probabilmente non ci sentiamo pronti e vogliamo starcene per i fatti nostri, isolati. Magari dobbiamo incontrare qualcuno e non vogliamo incontrare questo qualcuno perché non vogliamo ricadere nelle stesse problematiche, non vogliamo ricadere nel parlare delle stesse eventualmente persone o avere a che fare con determinate persone. Noi abbiamo bisogno di sentirci forti, comunque decisi sulle decisioni che andiamo a prendere. Abbiamo comunque tanta rabbia dentro, ma veramente tanta rabbia, perché stiamo lottando per un qualcosa dove ci rendiamo conto che non esce nulla di buono, di positivo, e quindi porta a delle notizie che non ci piacciono assolutamente, oppure delle comunicazioni che appunto ci vengono fatte che non piacciono, ok? Andiamo a vedere invece questo 8 di spade, questa persona, come abbiamo detto, pettegola, maligna, ok, che ci sta vicino, che lavora alle nostre spalle. Questo 8 di spade cosa vuole comunicarci? Quindi una carta per avere maggiori informazioni. Questa persona che lavora alle nostre spalle, che magari è pettegola, che magari ce ne sta combinando di cotte e di crude, ci porta a un 7 di denari rovesciato, quindi ci porta ad avere comunque sia delle difficoltà, delle notizie comunque in arrivo, ma anche a capire, ripeto, una determinata situazione che stiamo vivendo, dove probabilmente non ci appartiene neanche più e abbiamo bisogno comunque sia di un nuovo inizio, di un qualcosa di nuovo. Vogliamo comunque sia stare bene, ma non soltanto comunque stare bene, vogliamo cercare di stare proprio lontani da determinati problemi. Possiamo ricevere dei messaggi da qualcuno, ok? È una terza persona, una persona che ha causato comunque delle problematiche e siamo veramente stanchi, ok, di
siamo stanchi comunque di portare avanti determinate situazioni con determinate persone e abbiamo bisogno comunque di un qualcosa di nuovo, di un qualcosa che ci dà comunque delle emozioni. Probabilmente ci vogliamo dare una possibilità di ricominciare, ok? Oppure di iniziare completamente da zero. Andiamo a vedere questo 10 di denari cosa vuole comunicarci e quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Questa persona forte, decisa, solida, sempre presente, può essere pure che magari eventualmente domani ci spiazza o siamo noi a spiazzare comunque qualcuno, ok? Oppure potrebbe essere magari che attendiamo dei soldi che stanno tardando ad arrivare e che quindi per noi potrebbe essere come se fosse una cattiva notizia. Oppure una persona proprio che ci può causare delle problematiche o stiamo attendendo delle notizie che tardano comunque sia ad arrivare, ok? Su una determinata situazione che già stiamo vivendo, come vi ho detto, da diverso tempo. Ci possono essere delle discussioni, ma proprio me lo riconferma di nuovo anche il 7 di spade rovesciato, delle discussioni, delle rotture, situazioni che comunque sono bloccate, dei dubbi di situazioni altalenanti che comunque sia stiamo vivendo, e comunque le carte ci dicono di riflettere su quello che noi stiamo vivendo da ormai da diverso tempo, dove ripeto più volte, sono più giorni che le carte parlano di dover prendere comunque sia una decisione, o perché non siamo sicuri di dover prendere una decisione, o perché abbiamo paura di dover prendere una decisione, ma le carte sono giorni che ci stanno invitando proprio a dover decidere. Andiamo a vedere questo 9 di bastoni rovesciato cosa ci vuole comunicare e andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. 9 di bastoni rovesciato nella giornata di oggi, 18 giugno 2022. Ci sono dei cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti, dobbiamo cambiare completamente, a parte le novità che arrivano, dobbiamo cambiare comunque schema, modo di comportarci, nei confronti anche magari di una terza persona, ok? Magari nei confronti anche di chi cerca sempre di metterci il bastone tra le ruote. Quindi dobbiamo uscire da questa situazione che ormai sta diventando veramente pesante e stagnante. Certo, si è radicati ormai da un bel po' di tempo a questo tipo di situazione che stiamo vivendo, ok? Dobbiamo proprio cambiare atteggiamento, ce lo dice anche un 6 di coppe rovesciato, cambiare atteggiamento per poter arrivare comunque sia a quello che vogliamo. E probabilmente possiamo anche ricevere oggi delle informazioni che ci fanno chiarezza, ci danno chiarezza su un qualcosa che magari siamo in dubbio o veniamo a sapere eventualmente qualcosa. Allora, adesso invece andiamo a vedere asso di coppe rovesciato e asso di bastoni rovesciato come coppia, oltre le tempistiche che ci dà, cosa possiamo sapere di più da queste due carte. E quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. C'è la risoluzione dei problemi, c'è la risoluzione dei problemi, c'è dell'armonia, ci sono comunque delle novità, delle comunicazioni che vi vengono comunque date.
Quindi può essere che qualcuno di voi risolve delle problematiche o qualcuno di voi risolve delle problematiche con una rottura, proprio perché ci potrebbero essere delle informazioni che magari, ripeto, veniamo a sapere, che ci fanno più chiarezza in merito a una determinata situazione o a un determinato problema. Ok? Andiamo invece a vedere il 9 di coppe rovesciato e il 9 di bastoni rovesciato, quindi quali sono queste novità che sono in arrivo. 9 di coppe rovesciato, 9 di bastoni rovesciato, chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Il sentirci deboli di fronte a una determinata situazione, magari anche a una relazione di coppia, la notizia che arriva, che ci arriva, queste comunicazioni che sono in arrivo per noi, ci possono portare a sentirci magari deboli, a sentirci eventualmente infrante, a sentirci soli, ok? Ad avere magari delle difficoltà in merito proprio a qualcuno che ci viene, qualcuno che è geloso di noi, qualcuno che, ripeto, le comunicazioni che ci dà, le notizie che arrivano per noi possono portare delle problematiche, possono causare delle problematiche, però queste problematiche che vengono causate da un'altra persona sono semplicemente per gelosia. Andiamo a vedere invece il 5 di spade, il 5 di coppe rovesciato, cosa ci vogliono comunicare. Quindi sono delle comunicazioni che ci arrivano nella giornata di oggi. E che genere di comunicazioni ci arrivano? C'è un qualcosa di molto vicino che sta per arrivare, ok? Potrebbe anche essere nella giornata comunque di domani, un incontro, delle conversazioni con amici, magari quel pizzico di felicità, un qualcosa che ci dà comunque sia un benessere fisico, emotivo, cioè possiamo stare bene domani, un qualcosa che eventualmente ci dà una sorpresa. Presa, ci sorprende, ok? Ma che in un certo qual modo comunque sia, siamo insoddisfatti perché sappiamo che è solo quel qualcosa che ci riempie. Invece questo 5 di denari e 5 di coppe rovesciato, cosa vuole comunicare? Quindi quali sono le comunicazioni che sono in arrivo per noi? Allora, bastoni e spade, per qualcuno potrebbero essere delle comunicazioni spiacevoli, qualcosa che arriva di scritto, che non ci farà comunque sia piacere. Sì. E comunque a fondo mazzo c'è il 3 di denari rovesciato che ci parla di riflettere, di dover riflettere su qualcosa. Di dover riflettere su quello che è un amore, un grande sentimento. Ci sono dei sentimenti molto chiari, ok? Anche se ci sono degli ostacoli, delle difficoltà. Però c'è proprio un grande sentimento. E bisogna agire riflettendo, ok? Riflettendo, non agendo con immaturità,
o con leggerezza. Andiamo a vedere i nostri angeli e arcangeli quale consiglio possono dare a tutte le persone che guarderanno il video nella giornata di domani. Quindi un consiglio per la giornata di giorno di oggi, giorno 18 giugno 2022. Tre di fuoco, abbondanza, le cose stanno volgendo al meglio, sii paziente, fai progetti a lungo termine. Cerchiamo di pensare al futuro, cerchiamo di abolire tutte queste situazioni, queste cose che ci sono, perché comunque dobbiamo essere pazienti, perché come avete sentito la carta del tre di fuoco ci dice che le cose stanno volgendo comunque al meglio, quindi in un qualcosa di positivo. Dobbiamo soltanto capire la strada giusta che stiamo toccando, ok, o che stiamo percorrendo. A fondo mazzo abbiamo il 5 d'aria, una scelta poco saggia, impara tutto ciò che puoi da questa situazione, ripensa alle ragioni di ognuno. E invece per altri di voi c'è una scelta che si deve fare, come vi ho detto, che però occhio a quello che fate, perché quello che avete in mente potrebbe essere comunque sia poco saggio. Dalla situazione che state vivendo, questo è per tutti, dovete cercare comunque di imparare determinate cose dalla situazione che state vivendo, che sia positiva che sia negativa, avete proprio da imparare qualcosa. E poi cercate comunque sia di capire il pensiero di ognuno, quindi di avere una mente aperta a 360 gradi, senza farvi assolutamente problemi, ma proprio capire, mettetevi nei panni per capire, mettetevi nei panni degli altri, ok? Questo è quello che come consiglio ci danno i nostri angeli, i nostri arcangeli. Adesso pubblico l'oracolo, vi volevo vedere, ok, eccomi qua, bene, ogni tanto mi faccio vedere. Adesso pubblico l'oracolo e poi stasera no, domani continuerò con gli oroscopi, perché li ho iniziati a fare, devo soltanto postarli. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like oppure eventualmente a commentarmelo. Io vi abbraccio tutti, ci sentiamo domani con calma, ok, per quanto riguarda gli oroscopi. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana.